eccoci qua. Ragazzi, cioè, dove siamo? A Hollywood. Siamo a Hollywood. Grazie. Cioè, no, molto meglio, perché incluso siamo a, siamo in Puglia, dove veramente sono rimasta senza parole stamattina. Ma che sole ti ha accolta. Ma voglio dire una cosa, perché da una persona che non viene sempre... non può viaggiare e venire spesso qua, io non avevo mai conosciuto così bene questa quest'area, non avevo sì, mai sì. Il tragitto che ho fatto in macchina per venire qui, ho visto delle cose, siete pulitissimi, ordinatissimi per la strada, tutti i campi sono tutti veramente tenuti in una maniera pazzesca. Vero. Veramente tutte, c'è quella cultura, c'è un applauso qui a tutti gli agricoltori. Grazie, veramente grazie. Incredibile. Questo è il punto di vista di una romagnola e anche di un artista che ha girato tutto il mondo. Allora, Laura, un nuovo inizio. Sì. Siamo ripartiti proprio in questa maniera, insomma, con questa canzone che è il tuo singolo. Complimenti. Grazie. Un nuovo inizio anche proprio dal punto di vista, oltre che professionale, e poi ne parleremo meglio dopo, perché ci sposteremo, facciamo una specie di anteprima qui nello studio proprio di Radio Norba, dove siamo abituati a trasmettere tutti i giorni, e poi ci sposteremo all'interno di The Heart, diciamo, la nostra struttura, sì, con i tuoi fan. Bellissima. E vedrai. Guardato, sono gasatissima, ve lo dico. No, e stavo dicendo un nuovo inizio anche dal punto di vista proprio personale, no? Sì. Caspita, il matrimonio. Vediamola, che vediamola. Tra capo e collo. Eccola. Eccola là. Quante storie dietro quella fede, nel senso, è per prenotarla, per cercarla, ma parleremo di tutto questo, perché veramente dopo vi racconto un po' di retroscena. Assolutamente. Allora, un nuovo inizio, c'è stato un inizio però precedente, quello da cui è partito tutto quanto 30 anni fa, no? Che data era? Che giorni erano? Era il 27 febbraio del 1993. Cioè... Tra l'altro, poi io sarò curiosa, poi quando andiamo nel nostro cuore, di sapere come ti sei svegliata il giorno dopo. Ma devo dire che mi ricordo molte cose di quel giorno, anche se sono passati 30 anni. 30 anni. Raccontaci qualcosa. Ma per esempio, mi ricordo che il giorno prima, che era il 26, quando entravo nell'hotel non mi cagava nessuno. E dopo, quando Baudo ha chiamato "Vince Laura Pausini", così, quando, ritornando in hotel, c'erano tante persone che già mi aspettavano e mi chiamavano tutti per nome, e come se fossimo già amici, come se fossimo parenti. Mi dicevano tipo "sei la vicina di casa, sei la sorella". È stata una sensazione strana, perché quando ero più piccola io sognavo di cantare, ma non avevo sognato di diventare famosa, perché essendo nata in un piccolo paesino, non pensavo che le persone dei paesi piccoli potessero diventare famose. Pensavo solo quelli di Roma, sai, non so perché, però era un'altra generazione. Vabbè, era un po', sì, è vero, no, ma anche come adesso. E la percezione che hanno tutti ancora un po' i ragazzi, perché no, non dicono, sai, vado a Milano, a Roma, sì, che sono, sì, che è praticamente dove c'è il meglio della scena, no? Musicale, sì, dove ci sono quelli famosi, quelli importanti. Guarda, noi nella mia zona c'erano già tanti importanti a Bologna, però io non ero mai uscita fino a 18 anni dal mio paese, dal mio paesino. Sì. Quindi vedevo Bologna come una città lontana, grandissima, e cioè non ci avevo proprio pensato di diventare famosa. Quindi essere lì a Sanremo e trovarmi in una situazione dove tutti mi volevano bene, poi, perché era da tanto tempo che non usciva una donna nei giovani. Sì. E quindi l'amore è arrivato in maniera proprio prepotente, di quello bello, capito? Di quello che si fa sentire, che però forti, non fa male. Esatto, che non vedi l'ora di sentire. E che continui a sentire dopo 30 anni con la stessa intensità. E anche con la stessa canzone, esatto, che non vediamo l'ora di sentire. Così ci spostiamo verso i tuoi fan, va okay, bene? Va bene, okay, sì. La mettiamo, dai, su Radio Norba, Radio del Sud, con Laura Pausini. La solitudine di Radio Norba. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre, i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano.
dico io, quale solitudine! Cioè, è impossibile sentirsi soli qua in Puglia. Ma in Puglia è un po' nel mondo. Io credo che tu negli ultimi 30 anni non ti sia mai sentita sola. Mi sono spesso sentita sola. È vero. Quando c'era tanta gente, sì. Beh, questo ogni tanto è venuto fuori anche dalle tue canzoni, appunto, no? Voglio dire. Sì. Beh, come tutti voi, anche io, anche a me capita di vivere dei giorni nei quali, anche se abbiamo qualcuno vicino, ci sentiamo soli. Succedono delle cose nella nostra vita di tutti i giorni che a volte ci fanno riflettere e a volte un po' troppo. Non è una solitudine cercata, che a volte invece è necessaria nella vita, no? Certo, perché ti permette di entrare in contatto con te stessa, con la parte più intima, esatto, di te stessa. Però a volte non la vuoi e sei lì. Hai paura di vederla, di conoscerla, quella parte. A volte mi è successo che, non so, mi succedeva una cosa grandissima, tipo che magari vincevo un premio importante, e poi quando tornavo in hotel ero da sola. E non sapevo con chi festeggiare, capito? Quindi era strano, perché ci si passava da dei sentimenti molto forti di gioia a dei momenti proprio di vera solitudine. Vabbè, quello che un po' hai raccontato anche nel docufilm, no? Sì. È venuta fuori bene quella parte, che è la verità. È la verità. Alla fine, guarda, esatto. La verità nella vita in generale premia sempre, anche quando devi dire qualcosa che magari non è popolare o non premi, cioè diciamo non è quello che la gente si aspetta, però sei tu. Esatto, Alan, io penso che le persone 30 anni fa mi hanno conosciuto raccontando subito una verità, la mia storia con Marco. Certo. Non ho mai detto bugie e credo che questo mi abbia sempre aiutata perlomeno ad essere rispettosa di fronte alle persone che mi hanno scelta e che continuano a non farmi le corna, a stare con me. Eccola qua, una nota, cioè, per favore gestiscila tu, perché questa cosa mi mette un po' in imbarazzo. Capitola. Perché sono fatto così. Laura, dopo 17 anni di programma insieme, finalmente siamo riusciti a mettere, tu sei riuscita a mettere in imbarazzo. No, ma perché tra l'altro posso raccontarti un episodio. Sì. Vabbè, adesso siamo nel contesto storico della solitudine, però spostiamoci un po' più in là. Sì. Io ricordo perfettamente l'altro Sanremo, quello con Strani Amori. Sì. Mi ricordo esattamente dove ero in quel momento, ero in radio. Sto facendo un turno di lavoro serale, insomma, ero con i ragazzi, stavamo continuando. A Sanremo eri? No, ero in Puglia, in Salento. Okay. Mm-hmm. Stavo guardando la TV, ti stavo seguendo, insomma, e arrivasti con un impatto veramente pazzesco, incredibile. No, lo devo dire, sì, insomma, sì, non ma... per piaggeria o per altro, mi facesti emozionare e mi scapparono delle lacrimucce. Ah, veramente? Volta, sì, ma Alan, da te, Acquario, no, so che tu sei Acquario. Acquario, no, assolutamente, ragazzi, Acquario. Io mi preparo, l'unica cosa è non ho trovato il tuo segno zodiacale. Leone. Hai visto come ti ha risposto, eh? No, l'ha detto da Leona. Leone. No, io sono contornata da Acquari, quindi conosco questo tipo, cioè, ed è strano che l'Acquario si lasci andare. Poi mi hai detto che eri radio, quindi non eri da solo. No, davanti non agli altri da solo. Emozionarsi, cioè, ti faccio i complimenti, Alan. Grazie, ti devi cantare Strani Amori sempre. Senti, vabbè, però ho capito quanto è importante essere se stesso, insomma, sei arrivata tu, no, in quel momento, ecco perché mi hai... Ma non avevo... Sei arrivata, mi hai trafitto per quel motivo. Grazie. Non avevo... Ero troppo piccola per conoscere delle regole di questo mestiere e non avevo pensieri su come portarmi sul palco e cosa dire e come stare o come pettinarmi o come, cioè, non avevo il truccatore, il parrucchiere, mi truccavano lì quelli della Rai e io mi vergognavo di dire se non mi piacevo, perché dicevo questi sono importanti, sono famosi questi truccatori, cioè non possono sbagliare. Poi magari andavo e mi guardavo e dicevo ma questa chi è? T'avevano cambiato completamente. No, però guarda, sono contenta di essere stata molto onesta e sincera, perché vedo che adesso che sono mamma voglio che mia figlia sia così, che tra l'altro è dell'Acquario come te, Alan. Paola. Sì, e quindi le voglio insegnare questo. Nella vita dobbiamo essere, secondo me, proprio un libro aperto, uno specchio, senza avere paura, ed è molto difficile, specialmente per alcuni segni zodiacali. Sto diventando un'astrologa oggi, però, però in realtà è così. Io più vivo nel mondo, più osservo anche le culture diverse dalle nostre, più mi rendo conto che quando sono sincera non sbaglio, perché
Laura Pausini. È vero. Aspetta, Laura Pausini nel cuore di Radio Norba, perché si chiama proprio così questo sì, evento che abbiamo organizzato. Ma è bellissimo, veramente complimenti. Sono molto felice di essere qua, anche avere il pubblico con noi, insomma, bellissimo. Siamo all'interno della nostra sede, in radio, in TV, sui social, su internet. Si Meg di Rispatatkos. Ecco, non lo dico bene, scusate. Non questa è la frase perfetta per fare una chiusa e ascoltare un'altra canzone. Siete su Radio Norba con Laura Pausini. Laura Pausini nel cuore di Radio Norba. Radio Norba. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi e credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Che emozione, vedi, quando si fanno le cose col cuore alla fine va sempre bene. Potrebbe esserci qualsiasi problema, qualsiasi disguido nella vita, però alla fine funziona, perché cuore è vita.
Bello, grazie Laura. Il cuore vita, vedo, allora. Vedo qualcuno che piange, delle lacrime che sono scappate da qualcuno, dagli occhi. Ma di alcuni li riconosco, perché alcuni si muovono, viaggiano, vengono anche te con i fiori rossi. Lei c'è sempre da quando ero piccola. L'Europa c'è, io te lo posso confermare. Sì, non proprio arrivati tutti dall'Unione Europea, ma l'Europa c'è, c'è. Allora, abbiamo fatto riferimento prima a questo giorno specialissimo, diciamo, del tuo, del vostro matrimonio, di te, di Paolo, di Paola, no? Di questa situazione familiare. Insomma, parliamone, raccontaci un po' a proposito di emozioni, a proposito di cuore. Innanzitutto... abbiamo seguito, nel senso che abbiamo raccontato, abbiamo seguito un po', quindi siamo abbastanza informati, però... Ma noi l'abbiamo pubblicato così di improvviso perché a noi non piaceva l'idea di fare, non so, un annuncio, fare una festa da 1000 persone, con le televisioni, i fotografi, cioè volevamo fare una cosa molto privata e dopodiché magari dirlo a chi mi segue nei social, perché magari sono interessati di sapere che cosa stavo facendo, però ci piaceva poter fare un regalo a nostra figlia in realtà, sì. Perché Paolo 11 anni fa mi aveva chiesto di sposarlo. Dove? E dopo, tipo qualche settimana dopo, avevo fatto il test per vedere se ero incinta, ed ero incinta, quindi ci siamo detti: a sto punto non sposiamoci e aspettiamo che nostro figlio o nostra figlia sia grande e ci porterà gli anelli. Anche perché in quel periodo c'era una canzone di Luca Carboni che diceva questa storia qua, che c'era il figlio che gli portava gli anelli. Mi piaceva tantissimo questa cosa. C'è sempre la musica alla fine attorno alla mia vita. E dopo è successo che durante la pandemia, la prima volta che ci hanno riaperto, io sono andata dai miei genitori in Romagna e ho detto: sai che c'è? Glielo chiedo io. Tanto, cioè, non è che deve chiedere sempre il maschio, no? Brava, brava. Ma poi, tra l'altro, hai visto le romagnole, eh? Sì, e quindi ho detto, gli faccio una sorpresa nel giardino dei miei genitori, ho detto ai miei parenti di riprendermi col telefonino. In realtà avevo chiamato anche Paola, perché io volevo che Paola vedesse, ma lei era in piscina e non mi cagava. Ok, classico. Ma sai, i bambini, no? No, così. C'è una cosa molto importante, mamma, adesso basta! Vabbè. Quindi gliel'ho chiesto così, e poi ci hanno richiuso di nuovo e quindi abbiamo detto: niente, neanche stavolta non ce la si fa, vorrà dire che non è destino. La verità è che io non ho mai desiderato veramente firmare solo un documento, quindi per me ero come sposata. Ah, io l'hai Paolo, scritto anche in una canzone, sì, no? Brava, è vero? Libera, però quando hai un figlio che ti chiede, diciamo, quasi tutte le settimane: come mai non siete sposati? Oppure ci sono dei momenti in cui devi fare anche cose burocratiche, che per il nostro paese, cioè carte d'identità, noi che viaggiamo tanto abbiamo trovato spesso delle difficoltà perché non eravamo sposati come suoi genitori. Quindi abbiamo detto: sposiamoci, vogliamo farlo il 23-2-23, perché io sono molto legata ai numeri. Quest'anno nessuno di noi aveva diciamo un numero di anni che conteneva il numero 9, perché è il mio numero sfortunato. Ah. E quindi ho detto: vado, andiamo, facciamolo il 22 di quest'anno. Non sapevo ancora, quando l'ho deciso, quando l'abbiamo deciso, cioè agosto scorso, che la mia casa discografica voleva uscire nello stesso periodo, quindi niente luna di miele. Però ma soprattutto per mantenerlo segreto, come hai fatto a non dirlo nemmeno alla mia casa discografica? Allora, ho delle occhiaie perché il vero segreto lo volevamo mantenere soprattutto con Paola. Perché Paola non sapeva che ci sposavamo. Ah, Paola non lo sapeva? No. Neanche Paolo? No, neanche i miei genitori. Soltanto nessun... la tua assistente? E mia sorella. E il sindaco, perché... Le pubblicazioni. Sì, no però noi... questa cosa io non l'ho mai detta, credo, da nessuna parte. Però noi la festa non l'abbiamo fatta dopo le pubblicazioni. Cioè io mi sono sposata in comune la notte tra il 21 e il 22, quindi il 22 marzo. Di nascosto da tutti, quindi c'ero solo io, Paolo, mia sorella, suo marito che è testimone di Paolo, e mio babbo. Però noi la festa l'abbiamo fatta prima, il giorno prima delle pubblicazioni, così nessuno sapeva. Se dovevo farlo in segreto, certo. In Italia devi fare ancora le pubblicazioni. Tra l'altro roba, come, no? come mai? Lo sapete che mi hanno detto che è una cosa vecchia, cioè che viene addirittura quasi dal Medioevo, nel senso che tantissimi anni fa
quando due persone volevano sposarsi, se c'era qualcuno contrario dovevano, no, avevano questi 12 giorni di pubblicazioni per poter andare a controbattere la cosa. Sì. Ma dal giorno d'oggi dobbiamo ancora fare le pubblicazioni. Comunque, che con tutti i problemi che ci sono in Italia, questo è il mio, è veramente, infatti, ecco, il meno, certo, grave. Però così è successo, abbiamo invitato solo i parenti, eravamo poche persone, sì. E i miei compagni di scuola, sette miei compagni di scuola, che sono ancora i miei migliori amici. E che sono poi anche quelli che stanno nel docufilm, che quindi conosciamo. Sì, sì, è vero, sì, ci sono loro. Li conosciamo. E poi gli ho mandato un invito via WhatsApp dicendo: faccio una festa a casa dei miei genitori per il mio 30° anniversario. Siccome sono famosa per il fatto che io non esco mai, non faccio feste, non sono mai andata in discoteca, allora loro mi hanno detto: finalmente, cioè, ci sono cascati anche per questo. Mi hanno detto: finalmente hai capito che ci siamo anche noi, non è che possiamo solo vederti che vai nei concerti, non possiamo mai parlare con te. E quindi gli ho detto: organizzo apposta una festa solo per stare tra di noi. E poi ho avuto anche fortuna che mi chiamo LP, sì, perché Paolo, tutte le cose che abbiamo fatto stampare, cose che non venivano ordinate da noi, sono tutte LP, non Laura e Paolo. Laura e Paolo, infatti, vedi. Sono tutte LP, così tutti ci sono cascati. I numeri come tornano, eh? Sì, numeri. Qual è il tuo numero fortunato invece, perché mi è rimasta questa curiosità? 8. Tutti i numeri che contengono l'8, 8, 18, 28. Che è l'infinito, no? Tra l'altro a 8 anni tu hai detto a papà che volevi il microfono piuttosto che la bambola. È vero, guarda, anche questo, vedi, non ci avevo pensato. L'8. E avevi, vedi, festeggiavi, che ricorre, torna, infatti, ricorre, festeggiavi l'ottavo compleanno dentro la pizzeria Napoleone di Bologna, che non esiste più purtroppo. E ma che è la stessa dove hai incontrato Dalla, no? Sì, sì, la stessa. Come si preparate? Adoro. Ci siamo preparati. Lui veniva lì a mangiare perché quella era l'unica, sì, pizzeria che era da dopo teatro a Bologna, e praticamente veniva lì e io dicevo: ma adesso devo cantare davanti a Lucio Dalla, famoso. E dopo un paio di anni venne e mi disse: ma cosa fai ancora qui dentro il piano bar? Ma vai fuori a spaccare il culo ai passeri. Hai visto? Un'altra saggezza popolare. Grande. Io sono un po'. Ogni tanto dico parolacce, no, scusate. Anche no, noi, ma fai non benissimo. Mettiamo un'altra canzone. Sì, dai. Sì, sì. Come se non fosse stato. Mai amore. Vabbè, dai. No, per un attimo era diventata anche un po' come se non sarebbe diventato mai amore. Stato lui mai ci amore. Gioca molto. Se poi io lo riprendo e ci divertiamo così. Così. Mi diverto anch'io. La amo. Professoressa e l'alunno. Questa è Radio Norma con Laura Pausini. Ieri ho capito che è da oggi che comincio senza te. E tu, l'aria assente, quasi come se io fossi trasparente. E vorrei fuggire via e nascondermi da tutto questo, ma resto immobile qui, senza parlare. Non ci riesco a staccarmi da te e cancellare. Se stato mai amore, io sopravviverò adesso ancora come non lo so. Il tempo qualche volta può aiutare a sentirsi meno male. Yeah.
fatevi un applauso. Ve lo facciamo noi un applauso, infatti. Beh. È che la cosa bella, Laura, sì, sai qual è? E che sia che tu canti o che parli o che interagisci in qualche maniera, tu entri in empatia con noi ed è una cosa bellissima, perché ci vengono comunque i brividi. Grazie. Allora, io ho qui questo meraviglioso gioiellino, è il tuo disco, e la curiosità mi viene su queste, che sono delle scarpe. Sì. Allora, sono tue e di Paolo, ma queste poi a chi sono andate? Sono anche a papà? Non è che sono andate, è che lui prese. Quando vede qualcosa, che quando viene nei set... A volte viene anche in giro con me in promozione, così vede qualcosa che gli piace, di nostra proprietà ovviamente, non è che ruba, però le mie cose le porta via. Quindi ha detto, ma queste scarpe qui, ma Paolo le usa? Gli ho detto, ma le ha usate? Ma adesso le stai usando? No, allora le prendo io. Giusto. Hanno lo stesso numero, quindi sembra, che meraviglia. Mi sembra corretto. Che rapporto hai con la radio? Mi piace tanto, l'ha sempre ascoltata molto e vi voglio raccontare un aneddoto della radio. Sì. Io quando andavo a scuola al liceo, andavo al liceo artistico e facevo un corso sperimentale nel quale nel pomeriggio fino alle 5 stavamo a scuola per fare arte applicata e durante le lezioni di gesso facevamo con il professore che ci faceva lezione, ogni volta ci chiedeva di chiamare la radio locale, che adesso purtroppo non c'è più, si chiamava RCB, e ci diceva fate una richiesta in base alla canzone che chiedete e che non voglio sapere qual è, capirò chi siete. No, vabbè, no, non bellissimo. Ci credo, bellissimo. No, per me è stupenda sta roba, no? Infatti sì. A me quella scuola lì io la raccomando a tutti, nel senso io sono stata molto bene anche con quelli di matematica, chimica, quelle robe lì che non odiavo, però è stata una scuola bellissima perché ci ha messo subito in contatto con gli esseri umani, anche se erano più adulti di noi, ma erano professori con una mente molto libera, molto aperta, e è stato bellissimo crescere con loro. Sì. Senti, le radio sono composte da tanta musica, no? Italiana, internazionale, dalle tue canzoni, ma anche da quelle di altri artisti. C'è un ricordo particolare, qualcosa che ha inciso nella tua vita, che abbia a che fare con un artista internazionale, con una canzone in particolare, qualcosa che ti è capitato, che ti è successo? Me ne sono successe tantissime, però oggi si vede che sono un po' in vena di Amarcord. Sì. Quindi mi ricordo che in una delle mie chiamate alle radio di allora, non da scuola ma da casa mia, okay, chiamavo e volevo dedicavo attraverso la radio una canzone a Marco, perché mi vergognavo, ero un po' piccola, non... quindi... Ma si faceva all'epoca. Esatto. Ma tra l'altro non c'erano i social, quindi, e quindi un modo per comunicare era quello là, no? E quindi mi ricordo che c'era questa canzone dei Communards che si chiama Don't Leave Me This Way. Ah, come no? E che era la sua canzone preferita, quindi chiamavo e dicevo, ciao, sono Laura da Solarolo, potete mettere questa canzone e dedicarla a Marco? E è la verità, è tutto vero. Quindi, così. Che poi Marco, quando l'hai chiamato... dormiva tipo un mese fa, no? Esatto. Ma perché non ci avevo pensato molto, perché Marco è molto riservato e non gli piace, come avete visto, apparire, perché non si è mai fatto vedere nonostante gli abbiano offerto di tutto, però mi piace questa sua riservatezza. Nonostante questo, quando sono in concerto a me ogni tanto mi vengono delle idee un po' psycho, quindi sì, non ragiono moltissimo, ero talmente a palla quella sera a Milano per festeggiare i 30 anni che quando è finito il concerto ho detto, io lo chiamo così senti il pubblico che ci fa gli auguri, nel no, senso vabbè. Solo che non mi ero accorta che era l'una e lui dorme presto, fa un lavoro che si sveglia presto, quindi non mi ha risposto, però alle 6 di mattina mi è squillato il telefono. Ed era lui. Ma cosa è successo all'una di notte, ma stai male? Dico, no, volevo farti salutare dal pubblico. Fa, ma è meglio che non ho risposto, perché si vergognava. Ognuno fa il suo, diciamo. Comunque è bello che siamo rimasti amici. Sì. Anche perché, sono stata brava io a rimanere amica, perché a me mi ha fatto star male quel ragazzo lì. Ma noi donne... Che quando ero piccola ho sofferto tanto per questo cavolo di Marco. Mannaggia lui. Siamo con Laura Pausini. Laura Pausini del cuore di Radio Norba. Siamo aperti proprio, tra l'altro approfittiamo per salutare tutti coloro che vengono dalla Puglia, dalla Basilicata, dal resto d'Italia. Scende. E chiedono di scendere. Adesso facciamo una cosa, mettiamo un'altra canzone di Laura. Esatto. E ci organizziamo, capiamo come fare, magari scendiamo col microfono
e vi preparatevi una domanda, qualcosa, perché così insomma, sì, fatevi delle, facciamo, però preparatevi delle domande strane, non quelle domande classiche. Strane? No, nel senso che tanto le solite, bah, quando sì, vieni a Bari e dico ok, lo ce, so, l'abbiamo, vabbè, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, esatto, ce l'abbiamo, ce lo direi, ce l'abbiamo, però perché... preparatevi delle domande strane, ecco, anche vabbè, perché abbiamo Laura Pausini alla radio oggi. Ecco, a proposito, vedi che poi in regia subito hop, hop, e parte la canzone. La canzone giusta, direi. Su Radio Norba! Seduti qui, per terra così, in questa camera da imbiancare, felici di non chiedere di più. Dimmi di sì, anche se qui c'è solo un tavolo come altare e un pane da dividere. Avvicinati anche tu e permettimi di più la tua bocca sulla mia per non andare. Laura Pausini in onda su Radio Norba, Radio Norba, Radio Norba TV, sui nostri social, dappertutto. Stavo pensando che mentre facevamo i briefing e ci organizzavamo per capire come chiamare questo evento, che nome dargli, poi alla fine abbiamo deciso di fare Laura nel cuore di Radio Norba, sì, perché il cuore simboleggia Radio Norba, il simbolo di Radio Norba, ti abbiamo nel cuore. Grazie, Alan. Anche noi nel tuo, e quindi sì, esatto, sì. Siamo nel posto giusto. Siamo nel posto. No, c'è una canzone mia che dice avere il cuore dalla parte giusta. È qui. Oh, ecco, no? Qui. Non è qui. Qui e io sono vicina ai cuori che battono. Eccola. Ecco, eccomi qui. Mi sento un po' tipo Giulietta Romeo dal balcone. Però il mio Romeo è rimasto a Roma perché Paola doveva andare a scuola. Vabbè. Ecco. Ecco qua. Allora c'è Antonello che sì, ha una domanda bella, delicata.
Ah, innanzitutto oggi sono io il tuo Romeo, quindi... Ah! Ok. Ah, allora, questa iniziativa! Mettiamo le cose in chiaro, ok? Testosteronico, allora, proprio, secco. Però bello che non ha paura di dirlo, bravo! Infatti. Fortunata lei o lui che amerai. Ma ti seguo da sempre. Domanda. Allora... Con Raffaella Carrai ha sempre avuto questo rapporto molto bello e molto sì. forte, tanto che è stata una delle prime a prendere in braccio Paola. Sì. Quella foto è bellissima. È stata la prima famosa. No, sì, è stata forse la seconda, però vabbè. Okay. Sì, no, però Raffaella voleva tanto conoscere sì. Paola, perché Raffaella ha conosciuto prima Paolo, perché Paolo ha suonato con lei. E quando ci siamo messi insieme mi ha detto: quando avrete un figlio voglio essere io alla prima a prenderlo in braccio. Quindi appena tornata a Roma, perché Paola è nata a Bologna, sono andata a trovarla. La mia domanda è: in questo nuovo inizio, sì. in questo nuovo buon inizio, quanto c'è di Raffaella in te come ispirazione? Beh, devo dire che mi ha accompagnata nei miei momenti anche più di sconforto, perché anche se lei è volata in cielo, la sento molto presente nei momenti nei quali ho bisogno di avere qualcuno che mi comprenda. E lei nel nostro mestiere è probabilmente quella che, nella quale io mi identifico di più, e che lei capiva sicuramente meglio di chiunque altro me, perché abbiamo una carriera simile e siamo... Tra l'altro, ma infatti anche del mercato latinoamericano, delle persone che vivono nel mondo sì, del latinoamericano, in particolar modo la Spagna, perché la Spagna, okay. credo che, cioè, Raffaella fosse italiana spagnola sì. e gli spagnoli considerano Raffaella loro, ed è giusto così, perché quando nasci senza accorgertene appartieni a tante nazioni, perché la gente ti ama davvero con il cuore. È una cosa anche difficile da spiegare, perché la devi proprio vivere per comprenderla. Certo. E Raffaella mi diceva sempre: Laura, io so che cosa senti quando vieni qua in Spagna. No, però è pazzesca questa cosa sì. che stiamo dicendo, è veramente pazzesca, perché ci avete fatto notare un link che le accomuna, no? Perché avete qualcosa di simile, molto simile, avete la spontaneità, avete... Mi fa molto piacere, mi onora queste parole. Allora c'è Marilina che ha un'altra domanda per te, Laura. Sì, la mia bellissima. Ciao Laura. Ciao. Volevo chiederti, in questo nuovo inizio, il supporto della tua famiglia, lo slancio che ti ha dato la tua famiglia, quanto è stato importante per ripartire? Allora... intanto volevo grazie per la domanda, volevo specificare anche che uno da fuori magari dice: ma scusa, perché lei ha dovuto ricominciare la Pausini? Magari, cioè, andava pur tutto bene. È che come tutti noi, in questi 3 anni comunque di pandemia e tutto quanto, anche io ho avuto dei momenti un po' particolari e difficili, e che hanno coinciso con diciamo delle voci per me importanti di persone che lavoravano con me e che mi hanno detto che ormai ero grande, siccome sono donna, le donne dopo i 40 non vendono più, e avevo già comunque cantato ovunque e cantato di tutto. Io non so perché ci ho creduto, e ti ripeto, non so perché, nel senso che non sono miei familiari queste persone che sì. mi hanno detto, e normalmente non mi intaccano così tanto, eppure io ho una teoria personalmente da questo punto di vista, perché avendo a che fare col pubblico, lavorando in radio tutti i giorni, parlando con le persone, intervistandole eccetera, ma anche altri professionisti, opinion leader che ospitiamo su Radio Norba, penso che quegli anni lì ci abbiano sganciato da una specie di ipnosi di massa di cui facevamo parte. È stato un evento talmente tanto forte, talmente tanto traumatico, che abbiamo rimesso un po' le nostre vite al centro, e anche la scala di valori, proprio di priorità, è leggermente cambiata, e quindi quello che ci arrivava prima o che potevamo pensare prima, magari adesso lo vediamo, lo percepiamo in maniera diversa. Sì, dovremmo anche un po' comportarci di conseguenza rispetto a questo, perché invece di migliorare su tanti aspetti, la gente è diventata molto più aggressiva, molto più cattiva. E, è vero dire la verità, però a volte bisogna stare attenti a come si dice. Anche, non dico solo con le persone famose, dico proprio, cioè, vedo anche nei social di persone. Io leggo molto i social delle persone che mi seguono, perché voglio vedere chi sono. Sì. E vedo che a volte ci sono nei loro post cose che non riguardano personaggi famosi, ma dei commenti molto pesanti che sono diventati quasi, diciamo, al limite, secondo me, del
del giudizio umano, certo. Cioè non è corretto, bisogna sempre rispettare ed essere educati. L'abbiamo un po' perso, cioè già prima non è che eravamo dei top personaggi così, ma però forse può essere ancora di più, forse no? Può essere un momento per fare questa riflessione, sì. No? E c'è chi va da una parte, c'è chi va dall'altra, c'è un po' scosso, sì. Però io sono fiducioso, nel senso che alla fine riusciremo allora, a venirne fuori nel miglior modo possibile. Lo spero anch'io. Di base, rispondendo a te, sì. Se non avessi la mia famiglia che mi ha spronato a uscire da questo momento, anche legato a tutto il mondo dei social, perché nel corso di questi anni comunque ogni tanto vengono fuori delle notizie su di me che non sono così, io non ho detto quelle cose in quel modo o non ho preso delle decisioni come cantare o non cantare una canzone in un programma in un certo momento della, storico, politico della vita, e quindi venire aggredita per una scelta libera che ho fatto di non influenzare gli altri mi ha massacrato. È un problema loro che buttano addosso a te. È solo che io non sono brava, nel senso che io volevo, cioè se esiste una pastiglia della indifferenza, del menefreghismo, io la prendo, ma, certo. Cioè, ma non c'è, non riesco. Sarebbe il farmaco più venduto. Esatto. Allora buttiamoci sulla produzione del farmaco, me ne frego, compralo anche tu. Allora facciamo una cosa, siccome i tempi stringono, sì, vorremmo veramente averla con noi per tutto il giorno. Facciamo una cosa, parliamo un attimo del live, esatto. È importante. Quando vengo allora qui, che non mi ricordo adesso in questo momento la data, perché è il 3. Vero, vengo 29 e 30 dicembre. 29 e 30 dicembre, Pala Florio Bari, ragazzi. Ma mi sa che farò anche Capodanno in Puglia a questo punto. E allora? Cioè, ma non dico cantando, dico magari lo posso fare potrebbe in anche vacanza. Essere. Faccio venire tutti i miei genitori, i miei parenti, tutto quanto. Anche perché tu arrivi da un posto che è molto bello, no? Sì. Una parte della Romagna che è molto bella. Grazie. E che assomiglia un po' a questa parte dell'Adriatico. Sì. E poi, però il vostro mare è bellissimo. No, tesoro, sì. Grazie. Grazie, allora sì. Te lo dobbiamo far vedere. Ci ma lei sono intendeva delle spiagge dal punto di vista della popolazione godereccia. Da quel punto bravi, di bravi, mi identifico. Va bene, sì, dai, piace, noi ti auguriamo piace. Il meglio, Laura. Grazie. Ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Io approfitterei del tuo nuovo singolo, lo mettiamo un po' in sottofondo, così ottimizziamo, ti ascoltiamo, perché ormai siamo stati con i microfoni aperti anche mentre programmavamo le tue canzoni, quindi figurati. La cantiamo tutti insieme, va bene ragazzi? Alan, Veronica, grazie mille. No, grazie a te. Adesso che comincio a girare un po', starò un mese qua in Italia per fare tutte le radio, ma dopo che inizierò ad andare in Europa così, dirò a tutti i miei colleghi europei che devono venire a Radio Norba, perché questa è un'esperienza da vivere. Ah, grazie. Ti aspettiamo anche noi. Grazie, grazie. Abbiamo aspettato 30 anni per ma porca vacca, veramente. Ma com'è sta storia? Cioè, 30! Ma veramente, mannaggia a me. A Capodanno ti vogliamo qua. Dai, facciamo una festa a Capodanno dai. Qua dentro. Organizziamo insieme. Dai. Laura Pausini. Grazie a Laura Pausini. Grazie Laura. Un buon inizio. Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio, rimane vera a metà, come una statua di ghiaccio. Scomparirà pian piano quello che ho passato, come dedichi a mano sopra un libro usato. Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio, le cicatrici servono a volare meglio. Quando ci il sorriso dalle labbra, come un bicchiere che si rompe sul pavimento. Ci son parole come bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò. Non lascio vincere la rabbia, e cresce come una foresta il mio cambiamento. Scambio quello che temevo per ciò che sento, e non è molto, almeno è un buon inizio. In mezzo a questo giudizio, quando ci metto l'anima e poi mi perdo d'animo, il mondo che crolla, ma la mia testa dura, no, cade il sorriso dalle labbra.
fatto tremare forte. È la paura che trasforma a volte l'insicurezza in libertà. Bastasse un treno per scappare, scappare via. Bastasse un trucco per coprire tutta l'apatia. Bastasse un buon inizio per la mia malinconia. Cade il sorriso dalle labbra. Siete fantastici, grazie mille. Laura Pausini nel cuore di Radio Norba.